scusa, cosa hai detto? Vorrei morire, sì? Con quella lì che sta sulla backstation. Come si chiama qua? Cos'è la backstation? Questa ragazza che sta sul computer, come si chiama lì? Il wallpaper, sul desktop. Come il paper? Quale paper? Ma no! Wallpaper si chiama. Ecco, io vorrei morire con quella donna d'insieme. In che senso? Me la mangerei. Ma come te la mangerei? Allora, sono tre blocchi che noi usciamo fuori tra una canzone e il parlato. Sì? E Leone lì che guarda la ragazza della pubblicità dell'IP sul desktop, così. Con la faccia. Ma bello! La Murt? La Murt, le sordo, che la fate questa cosa? Mi dice Fabio, io questa me la mangesse, ma dentro. Ma cazzo, nemmeno un unghio butto via. Te la mangeresti? Tutta. Che cazzo sei? Che Hannibal the Cannibal? Ma quale cannibale con le carintecchie? Ha detto me la succhio come un osso buco. Ma che cosa? Ma sei un porco, sei vecchio. Oh, ritorno giovane con quella lì. Ma c'hai 70 anni, ma ti immagini te che scenaccia, lei bellissima e tu vecchio. Io vorrei morire con lei. Ho capito, devi pagarla però. Comunque, l'asta ha avuto un certo successo, sì, per la tua moto. Io non so se sono veri però i messaggi, io la do veramente la moto. C'è uno di Bergamo che per il momento in testa ha offerto 9.000 euro per il momento. Un altro 5.000 euro, un po' di ottima ganja in più, aggiunge anche. Marco 3.000 in più. Uccido Leone. Buono. Ti do 2.000 euro a mia sorella per una settimana per la moto. Ma sono tutti disoccupati questi qua. Ma non è vero. 12.000 più il culo firmato Nadia. Scritto qua, eh? Cazzo. Questo è vero, questo è verissimo. L'unica cosa vera. Poi? Marco vuoi il bonifico per la moto. Sì, poi. Poi c'è uno che propone di prendere la Monster di Arnold. Sì. E dare a lui i soldi per prendere da te la brutale. Insomma, un giro complesso. Buono. Ti offre 3.500. Ma io non te la voglio neanche vedere sotto il culo quella moto. Non te la meriti, sei un bastardo. Ma che traditore schifo. Ma rompe. Andiamo dopo? No, non vengo più con te. Tu non la vedi mai più quella moto. Caino, è finito, schifo. È finito. Arriva la gente in studio tipo Pippo Palmieri fa. Certo che sei un bastardo, è proprio ti comporti male Arnold con Mazzoli. Lui carino tutta settimana che cerca di organizzarti la cosa. Sei spregevole. Il giro in azienda. Mazzoli, c'ha già 9.000 qua, va bene 9.000. 9.000 no? Io ho detto 7.500, comunque 9.000 va benissimo. 9.000 Paolo da Bergamo per il momento. Però con ammaccatura, ma non c'ha ammaccatura la moto. Ce l'ha, ce ma l'ha. Non ce l'ha. Sei caduto da fermo, Marco, lo sappiamo tutti. Va una ruota. Senti, volevo salutare la Super Cumpa sotto la radio, c'è Arale, Steve, poi c'è Cucureddu, Orticaria, Ziguli. Sì. Willy l'Orbo e poi c'è Torachichi che è uno nuovo. Chi è Torachichi? È quello nuovo. Che no, salutiamo rossi. Bene Orticaria che ha fatto un brutto incidente in moto. Si è rotto tre costole. È finito nel culo di una multipla col motorino. Con tutte le macchine poteva tamponare proprio la multipla. Perché, sì, perché pensava di entrare nel culo di Leone. Per tu sai perché si chiama Orticaria? Orticaria? No. Perché è l'unica disgrazia che non ha. A grande richiesta, replichiamo questo grande film. Dopo Io Robot, mettiamo Io Roboso. Dal regista di Il Gobbo, La spada nella doccia, Io, te e la vasellina. Ma che film è? Arriva un nuovo capolavoro del cinema pugliese. Io Roboso. Corre l'anno 2035 dell'era cristiana. La razza umana è ancora padrona del pianeta Terra e la tecnologia regola ormai ogni fase della vita quotidiana. Anche se nessuno è ancora in grado di programmare un videoregistratore. Madonna, come cazzo funziona sto coso qua? Yet, Reams, Fast, Forward Airs. Che so, cos'è da Forward Airs? Eject, Rewind, Fast Forward. Eject, rewind e fast. Eject. No, eject, eject. Eject. Rewind. E wonder. E che wonder. Rewinder. Rewinder. Rewind. 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 Fast forward. Che ora sono? Eject, air one, fast food. Ma che fast food, air one? Che cazzo fai? Pubblicità vabbè. Subliminale. Non si capisce un cazzo, maledetti giapponesi. Non si capisce un cazzo, maledetti giapponesi. Ma come scrivono questo? Ma l'invenzione più rivoluzionaria del decennio sono senza dubbio i cyborg, una specie di filippina a batterie che lava, stira, cucina, stende, innaffia e con le opportune modifiche ti bomba anche la moglie quando proprio non ne hai voglia. Ma come? Micione, ho voglia di te. Mi tolgo le fette di cotechino dalla fronte e sono tutta tua. Ma guarda, veramente sono un po' stanco, poi ho mal di testa, la candida. Poche storie, stasera si ciula, chiaro? Dai, spegni la luce, arrivo subito. Ora ti frego io. Di 3BO, attiva il programma Pinolo. Programma Pinolo inserito. Pernata pronta fra 10 secondi. 9, 8, 7, 6.
Benché il 95% degli animali e delle piante si siano estinti, Baudo presenti ancora il Festival di Sanremo dietro una tenda d'ossigeno e per trovare parcheggio all'Ipercop ci vogliono 3 settimane di prenotazione. La vita di tutti i giorni non è poi così male. H16? Voglio un caffè corretto grappa. Caffè in arrivo, signore. Pulitura vetri attivata. C'ho il culo in fiamma. H16, pensaci tu. Preparazione H pronta per l'inserimento anale in 3 secondi. 2, 1. Ah, è morto. Lo devo portare dall'elettroud, madonna. Ma qualcosa di epocale sta per accadere. Nei laboratori della GS Promotion, il professor Hoge Miller sta sperimentando un nuovo tipo di intelligenza artificiale con la quale riuscire finalmente a spogliare la donnina del videopoker. Dai, ciccia, dammi un pel poker che ti tolgo anche la pelle. Merda, un'altra coppia di 7. Che sfiga maledetta. Il professor Hoge Miller inserisce un software creccato per servirsi una scala reale e 2 full dassi. Ma qualcosa non va per il verso giusto. E il crack contamina l'intero sistema operativo. E che fatte! Con questo programma potrò devastarmi di pugnette fino alla cecità. Diventerò più famoso di Bocelli! No! Ok, installate, ora basta avviarlo. E ma cosa succede? No! No! La donnina si è rimessa il cappotto! No. Il sistema è andato in tilt, aiuto! I cervelli elettronici dei cyborg vanno in tilt. Una sensazione di astinenza ed un fastidioso prurito al volto si impadronisce dei loro corpi robotici, trasformando i docili elettrodomestici in un esercito di robosi in cerca di una dose. No! Oh, tipo, c'hai mica 2 spiccioli che ti stressano le tasche? Oh, tipo, non è che c'è un euro che mi devo prendere il treno? Oh, grandi! Scusa, ma anche tu vedi un drago su quella pagina. Lo scenario che accoglie la città al risveglio è devastante. Eh sì. Autoradio rubate, robot ammassati davanti alla stazione centrale che chiedono spiccioli e vendono telefonini scippati. Le autorità sono nel panico e si affidano all'unico essere umano in grado di raddrizzare la situazione. Il detective Spruzer. Bene, signor, sono il detective Spruzer. Cosa succederà al mondo? Cosa succederà, succederà al mondo? Lo saprai presto in Io Roboso. Io Roboso. Al cinema di Gradosoglio e in esclusiva nello Zoo di 105. E invece ce lo vediamo tra poco. Chissà chi sarà questo paladino dell'industria. No, cos'è? Questo... paladino della. Scusa, stoppa il disco, aspetta. Stoppa. Sì. Mi sono incartato. Vabbè, vai, vai, tranquillo. Succede vai. Anche a me. Chuck, vai. Chuck, aspetta. Vai. Seconda Mazzoli, vai. Vediamo quella? Sì, secondo me è quella, carina. Bella, si lavora in corsa, vai. Chissà cosa succederà al nostro paladino della giustizia. Dell'ingiustizia. Dell'ingiustizia. No, Marco, facciamo stop. Ciao. Ingiustizia. Cioè, uno che si chiama Spruzer può essere della giustizia. No, ingiustizia. Perché Spruzer è uno che spruzza. Allora, sì, ho capito. Ma arrivo alle 5, dai, vai avanti. Andiamo, dai. Vai. Allora. Chissà cosa succederà al nostro paladino dell'ingiustizia. Bravo. Cosa succederà? Può andare. Grazie, professore. Allora, fai tra poco. Like strung out old stars, strung out old stars, playing, talking, served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Siamo in ritardo? Buona, allora basta, togliamo il disco. Tanto lo sentite ogni 2 minuti su Italia 1, canale 5. Con Megan Gale, tutto intorno a me. Brava. Edu Coglioni. Madonna, ragazzi. Se non fosse che lei è la proprietaria della Vodafone. È anche abbastanza una bella top. Mazzoli? Sì, ma lei è la proprietaria della Vodafone. Sì, lo sappiamo. Ha un contratto per tutta la vita. Il vitalizio. Lei ragazzi. Morirà mentre fa lo spot della Vodafone. Fermatevi. Sì, dica. Andiamo con la seconda parte. Ah, perfetto. Io roboso. Le autorità sono nel panico e si affidano all'unico essere umano in grado di raddrizzare la situazione. Il detective Spruzer. Bene, signori, sono il detective Spruzer.
La situazione è estremamente complessa. E richiede un intervento celere. No. Celere. Cenere. E richiede un intervento celere. E richiede un intervento celere, repentino e capillare. Chiaro? Ma come farà a fermare i cyborg? Cyborg? Quale cyborg? Quale cyborg? Scusate, ma non mi avete chiamato per disinfestare le fogne del Macarozzi? Del Macarozzi. Ma perché spari a dai Montarozzi? Allora fammi legge, dai. Fantozzi. Dov'è? Scusate, ma non mi avete chiamato per disinfestare le fogne dai Baccherozzi? Scusate, non mi avete chiamato per disinfestare le fogne del Bagarozzi? Ma chi è il Bagarozzi? Oh, del Bagarozzi! Dai! Scusate, non mi avete chiamato per disinfestare le fogne? Disinfestare? 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 Ma scusate, non mi avete chiamato per disinfestare le fogne dei Bagarozzi? Dai Baccherozzi. Dai Baccherozzi? Baccherozzi. Baccherozzi? Le comunità internazionali sono di fronte ad un bivio. Staccare la spina o sperare in un'overdose. In entrambi i casi i preziosi cyborg andrebbero perduti e la razza umana dovrebbe tornare ad allacciarsi le scarpe da sola e a portare le borse della spesa al quarto piano senza ascensore come Fabio Alisei. Una prospettiva agghiacciante. Oh, Chris, scendi a darmi una mano. Minchia, come pesa, sta cassa d'acqua. Non ce la faccio. Non ce la faccio, lascio tutto al secondo piano. Non ce la faccio. Ma quando tutto sembra perduto, irrompe sulla scena una donna, una scienziata, una gran bella topa di nome Susanna SMS. La figlia illegittima di Susanna Messaggio e di un centralinista della 3. Ella ha la soluzione. Signori, il destino è stato tempestivo. Vi presento la mia collaboratrice, la signorina Susanna SMS. Bene! Pregna, bella figa! Oh la la, faccela vedere! Dopo lunghe ricerche ho elaborato una soluzione vincente. Seguitemi e fate quello che vi dico, niente domande. Per qualsiasi necessità, questo è il mio numero di cellulare. Ah, non ricevo dopo le 11. Niente pelosi, sadomaso e perdi tempo, capito? Andiamo! Via! Sventolando davanti agli occhi dei robot in astinenza diverse bustine di crack, Susanna ed il detective Spruzzer riescono a raccoglierli all'interno di un'enorme chiesa dedicata al santo protettore dei robosi, cioè San Patrignano. Funziona, funziona! Gli androidi cibernetici stanno funzionando! Cabernet, branca. Funziona, funziona! Gli androidi cibernetici stanno entrando. Gli androidi cibernetici stanno entrando! Gli androidi! Gli androidi cibernetici stanno entrando. No, cibernetici. C'è la C, la vedi? Cibernetici. Sì, gli androidi cibernetici stanno entrando. Stanno entrando. Sì. Se li vedi lì attaccati alla maniglia. Funzioni. Gli androidi cibernetici. Funziona. Gli androidi cibernetici stanno entrando. Oh, stanno entrando. Gli androidi cibernetici. Ti prego. Gli androidi cibernetici stanno entrando. Sì, giusto. Bravo. Presto, raccogliamoli tutti all'interno. Portate i rosari e il libro degli inni sacri. I portali di bronzo si chiudono alle loro spalle. L'organo intona un requiem e il miracolo si compie. Dall'altare maggiore, avvolto in un fascio di luce, scende in planata il coniglietto della Duracell. Ma come? E con un potente raggio laser e zinco carbone disintossica tutti i robot e salva l'umanità. Ma no! Il detective Spruzzer è l'eroe del giorno, ma... Già, ma dov'è il detective Spruzzer? Puttana miseria! Devo trovare una presa per caricare il telefonino. Come cazzo faccio adesso? Eccola qua, meno male. Di cosa sarà sto filo qua? Vediamo. Oh, No, Spruzzer, no. Quello è il cavo che tiene in vita il robot. Non lo fare. No. Vabbè, io lo stacco. Aus, devo telefonare, che cazzo me ne frega a me di loro. Oh, se non ordino una pizza qui muoio di fame. Come ti basta, vediamo. Troppo tardi. Chi cazzo ha staccato la spina? È stato Spruzzer, l'ho visto io! Sì, ma che cazzo dite? È stato lui, bastardo! Le chiave che dalle vostre mani.
Da quel giorno, per punizione, il detective Spruzer divenne la colfe di circa 7 miliardi e mezzo di persone. Però... e tutti vissero felici e contenti. Soprattutto Fabio Alisei e la sua fidanzata. Bellissimo, siamo in chiusura, grazie ad Arno. No, grazie no, a te no. A domani. Grazie a Fabio Alisei. Siete. Leone di Lernia. Ciao, grazie alla Super Cumpa, Gibba, Paolo Nois, Omar Fantini. Pippo Palmieri, Beto Sauro. Ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Da Mazzoli è tutto. Ciao. 1-0-5 è lo zoo. Un programma odiato in partenza. 1-0-5 come no. 4 deficienti in frequenza. 1-0-0-105. 105. Che schifo. Un capperozzo, l'ho sparato io. È di Ringo. No. Sì, sì.